È stata presentata a Palazzo Broletto la nuova stagione sportiva del CSI di Brescia. Con più di 47.000 tesserati e oltre 500 società affiliate, il CSI si prepara ad affrontare il suo 75esimo anno di vita. Tantissime le novità, tra cui tornei notturni, corsi di formazione per arbitri e giudici, attività per disabili e molto altro. Ai nostri microfoni la presidente Amelia Morgano. Sono stata proprio contenta oggi di presentare in questa conferenza stampa non solo l'attività sportiva ma anche quali sono gli obiettivi veramente del CSI. In un'occasione come questa abbiamo proprio parlato chiaro dicendo che nel 1944 ancora in tempi non sospetti il CSI è nato, 75 anni or sono e quest'anno proprio festeggeremo l'anniversario e nel momento della sua costituzione due sono state le cose importanti, che l'attività sportiva fosse lo spirito generativo di quello che era la nostra associazione, ma soprattutto che educare attraverso lo sport fosse questa la mission, questo proprio per aiutare tutta la comunità, perché sappiamo benissimo che lo sport è comunque un bene comune, una vita speculare a quella che è la vita normale di tutti noi e che pertanto sono regole, passione, lavoro e tutto, e questo per noi sono molto importanti per passarlo alle nuove generazioni. Si è parlato poi di formazione perché l'attività sportiva non rimane solo a sé stante ma è seguita ed è in parallelo, viaggia assieme a fianco proprio alla formazione, una formazione che viene sempre riletta in modo tale che sia sempre al passo coi tempi, perché sappiamo quanto sia importante poter passare queste che sono le regole per tutti quanti per poter far sì che la nostra attività abbia e persegua questi obiettivi. Allora faccio un in bocca al lupo a tutti i tesserati CSI che si apprestano a iniziare una nuova stagione sportiva calcistica, soprattutto perché inizia da Gesovadiù ma non solo, partiranno anche i campionati pallavolo giovanile, pallacanestro e quant'altro. Dunque da parte mia e di tutte le commissioni tecniche che hanno lavorato e stanno lavorando per far sì che questo campionato sia uno dei campionati migliori che possiamo mettere in campo, auguro a tutti, ripeto, un buon campionato e una buona stagione sportiva. Assolutamente, sono un tesserato a tanti anni, infatti io sono contento perché sabato iniziamo la stagione agonistica, gioco al calcio 7, quindi è sempre per me un momento importante. Oggi è un onore essere qua a presenziare a questa apertura di questa stagione agonistica, quindi un forte in bocca al lupo a tutti i ragazzi e un ringraziamento a tutto il CSI che ogni anno si adopera per migliorare, incrementare e fornire un servizio di qualità, un servizio che riguarda non solo i bambini ma anche le bambine, i ragazzi e le ragazze e ovviamente anche gli over 35, su sport che riguardano solo il calcio ma la pallavolo, il basket, quindi diversi sport. Per una provincia che è importante, quindi un grazie, un risultato straordinario e una trasmissione di valori come la solidarietà, il rispetto, che sono valori fondamentali che ogni giorno dobbiamo sviluppare. Penso che sia proprio necessaria questa attenzione a livello educativo, perché il tempo che i nostri ragazzi passano in campo, comunque in relazione con gli allenatori, sia tanto. E dentro lo sport, dentro il gioco, i nostri ragazzi vengono fuori per quello che sono, quindi dentro un cammino di sport fatto bene come quello che propone il CSI sicuramente mettiamo quei tasselli capaci di formare a 360 gradi una persona, un ragazzo, un giovane che sta appunto camminando dentro questa realtà. E quindi l'attenzione che il CSI ha a livello, mi piace dirlo, spirituale, cioè nella crescita piena di una persona, del cuore, della mente, delle gambe, nel correre, nelle mani, nel dare, penso sia proprio necessario ribadire questa cosa.